miei cari, mie cappine, bentornate sul mio canale. Questo è un video all Pink Panda. Ebbene sì, ho ordinato ancora sul sito Pink Panda. Perché? Perché cercavo una palette che è un dupe di un'altra palette e quindi finalmente è tornata disponibile e ho fatto l'ordine. Apro con voi il pacchetto, ma prima sono curiosa di vedere la mystery bag di San Valentino. Questa è la mystery bag, l'apriamo insieme. Non riesco a aprirla, perfetto. Forbici, nada. Adesso però l'ho rotta, ok, e l'ho aperta. Cosa troviamo all'interno? Una palette. Trullo di tamburi. Che palette troveremo qua? No, questa ce l'ho, mi sa. La Reloader Revolution Neutrals 2. Vedete? Questa è la palette Make Up Revolution, ma ce l'ho. Poi troviamo questo cerotto per il naso, per i punti neri, che tra le altre cose non ho. No, veramente, che tristezza. E questa sarebbe la mystery bag di San Valentino. È uguale sempre. Guardate, non conviene neanche più prenderla. La pinzetta, e questa è la terza. Il rossetto rosso, questo è il terzo. La limetta per le unghie, questa è il trullo di tamburi, la decima. No, vabbè, ragazze, non si può fa, non si può fa. Comunque, vabbè, che delusione. Qui ci sono i prodotti che ho ordinato e ho ordinato. Ah, ma non sono in tessuto, pensavo che erano in tessuto. Ho ordinato due maschere alle bolle che attivano, che cosa, c'entro l'aloe vera, il tè verde, è una detossinante, esfogliante, frizz e foam, non so cos'è, della Bioveni, una roba del genere. Ne ho prese due. Poi ho preso, ragazze, allora vi faccio vedere la palette che ho preso di Make Up Revolution, che era sempre sold out, anche sul sito di Revolution Beauty era sold out. La palette Reloader Velvet Rose. Ebbene sì, questa è un dupe e non vedo l'ora di mettervela a paragone. Poi, chi è appassionata di make up saprà sicuramente che quale palette è il dupe della Velvet Rose. Chi non lo sa, sorpresa. Piuttosto, vi piacciono? Oggi ho fatto i colpi di sole, ho scurito la base e ho fatto dentro i colpi di sole perché volevo una cosa un po' più naturale, essere bionda sì, ma più naturale. E poi gli ho dato anche una bella scaratina, era tanto che non li tagliavo, quindi ho deciso di, vabbè, piccola parentesi, ho preso questo è un siero Multi Cell Night Repair della Secret Key, non so se lo mette a fuoco, mica tanto. E praticamente questo è fa parte della skincare coreana e si va ad applicare 2-3 volte a settimana e la sera, e poi si va a sciacquare. Serve per una maggiore idratazione della pelle, serve per, vediamo, apriamo insieme, eccolo qui. E questo è il siero Made in Korea, c'è scritto. Sappiamo che per quanto riguarda la skin care i coreani sono i migliori, e niente, questo appunto è un prodotto
coreano da applicare 2-3 volte alla settimana, alla sera, sul viso pulito, e poi al mattino lo si sciacqua e serve appunto per aumentare l'idratazione, per le rughette, eccetera, eccetera. Quindi è tutto scritto da una parte è scritto in coreano, giapponese, coreano, adesso non lo so qual è la scrittura. Devo andare a recuperare su Pink Panda appunto le istruzioni in italiano, perché qua di italiano non c'è niente. Questo veramente mi piaceva, ero curiosa di provarlo. Quindi, grandi coreani per questi prodotti. Questo è l'ordine che ho fatto di Pink Panda. A dire il vero, quella che mi interessava di più ovviamente era la palette. E niente, cosa dire. Il giveaway aumenta! Metterò in palio anche la pinzetta! Sì, perché due va bene, ma tre sono troppe. Cioè, manco avessi peli, cioè, ho capito, però. Metterò in palio anche sta pinzetta. Quindi, mie cappine. E anche questo cerotto, perché io punti neri non ne ho. Quindi, sarà un bel. Secondo me sarà un bel giveaway, veramente. Quindi, mie cappine, per il momento questo è tutto. Spero che questo video haul Pink Panda. Sì, non ho preso tante cose perché sinceramente non volevo pagare le spese di spedizione. Ero tentata appunto da queste maschere qua con le bolle e vabbè, la palette e il siero. Quindi, vabbè, ho preso anche la mystery bag. Però, sinceramente, ragazze, che patata, sempre quello c'è dentro. Pink Panda cerca un po' di cambiare perché uno si stufa anche. Quindi, mie cappine, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto e non siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, subscribe, iscrivetevi al canale, spolliciate all'insù se il video vi è piaciuto. Mi raccomando, venite a trovarmi sulla mia pagina Facebook e sulla mia pagina Instagram. Scusate, stavo per morire. E dicevo, venite a trovarmi sulla pagina Facebook e su Instagram. E mi raccomando, cosa essenziale per arrivare ai 2000 iscritti: condividete, condividete, condividete questo video sui vostri social. Un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!